Buonasera, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti non a Torino, che è un po' strano quando si parla di Fiat e in particolare quando parliamo di 500. Negli ultimi 3 anni infatti ci siamo sempre visti a Torino e sempre a casa nostra. Era il 4 luglio del 2015 quando vi abbiamo presentato la 500 rinnovata, eravamo a Lingotto, poi a dicembre del 2015 al centro stile Fiat vi abbiamo presentato la Tipo 4 porte, a giugno del 2016 alle Officine 81 di Mirafiori vi abbiamo presentato la Tipo 5 porte e Station Wagon, e infine pochi mesi fa eravamo da Italy, proprio davanti al Lingotto, ancora una volta abbiamo presentato al pubblico la nuova 500L, quindi sempre a Torino e sempre a casa nostra. Però se con la nuova 500 collezione vogliamo davvero entrare nel mondo della moda, beh, allora ci sembrava opportuno rompere questa tradizione per vederci nella città italiana del fashion per eccellenza. E dunque, benvenuti a Milano. Tra l'altro, oggi non sarà l'unica sfilata della collezione 500, o meglio, della nuova Fiat 500 collezione. Partiamo da Milano, partiamo da qui, ma il tour continua, anzi la sfilata continua in tutte le città europee della moda e del fashion più importanti. Saremo nei prossimi giorni anche a Londra, a Parigi, a Berlino e infine anche a Madrid. 500 e moda sembra davvero un abbinamento pieno di affinità. E infatti quella di 500 non è certo una moda passeggera e nemmeno una moda stagionale. 500 vanta più di 60 anni di grandi collezioni, 60 anni di bellissime sfilate, con tanti abiti, sempre indossati con grande classe. Vediamo. Quest'anno le serie speciali di 500 compiono 10 anni, la prima arrivò nel 2008 e da allora 30 serie speciali tra i marchi Fiat e Abarth. Vedete, per noi 500 è un po' come un passepartout, una chiave di volta per entrare in tutti i territori di comunicazione possibili. Pensate alla Diesel, alla Gucci, alla GQ e oggi alla 500 collezione nel mondo della moda, ma anche la Fiat Riva o l'Abarth rivale nella nautica di lusso, l'anniversario della 560 nel mondo dell'heritage per celebrare le nostre origini e la nostra storia, e anche la 500 Mirror che entra nel mondo dei millennials e della connettività. Qual è il risultato di tutto questo? Credo che sia davanti agli occhi di tutti: 2 milioni di unità vendute dal lancio. 500 è prima nel segmento delle city car incontrastata da sempre, 80% dei suoi volumi sono fuori dall'Italia. Ma anche, e questa è una notizia dell'ultima ora, il miglior trimestre di tutti i tempi. Il primo trimestre del 2018 500 vende quasi 60.000 unità di vetture in Europa, e questo all'11° anno di età. Mi sembra che questo meriti un piccolo applauso. E peraltro questo conferma l'affetto delle persone, l'affetto della gente. Tutti parlano di 500 un po' come se fosse una persona. Si dice agli occhi che ridono, si parla dei baffi della 500, un po' anche del suo sorriso. Tutto questo fa di 500 una vera icona. Allora, che cos'è una vera icona? Che cosa significa essere un'icona? Significa essere autentica, quindi molto attaccata alla propria storia, alle proprie origini. Significa essere unica, un cliente
di 500 non si accontenterebbe mai di una copia o di una imitazione. Significa anche essere rilevante, quindi sapersi evolvere, interpretare le nuove esigenze dei clienti e del mercato. E dunque, come una vera icona, 500 si è ispirata a se stessa. Vediamo. Sitting in my bedroom tonight, thinking of how to change your mind since you walked out my life again. Yeah. Solo un'icona può filmare un'icona. Take a picture of myself, self, self. Take a picture of myself, self, self. Guess I'm reaching out to be a toy. All I wanted was to be a toy. Now you're telling me in vain, 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 yeah. But you don't feel my pain, pain, pain. Facing life upon the shelf, shelf. Nuova 500 collezione, ispirata a se stessa. Take a picture of myself. Molto carino, questo è uno degli spot di lancio di Fiat 500 collezione. Lo vedete, 500 si ispira a se stessa, 500 filma se stessa, addirittura si fa delle fotografie con qualche selfie un po' particolare. Vedendo bene la vettura in queste bellissime scene di driving, mi sembra molto chiaro il collegamento con il mondo della moda. A cominciare dal nome, collezione, il logo in italiano scritto in corsivo, posto nel retro della vettura che useremo in tutti i mercati europei. Anche i colori ci riportano al mondo del fashion. Si chiama Primavera, questo splendido bicolore che infatti dà il benvenuto alla primavera, e oggi mi sembra davvero la prima bella giornata. La linea di bellezza rende la vettura ancora più preziosa, sono nuovi anche gli interni, anche questi bicolore, poi ovviamente la firma 500 sui sedili e collezione sui tappetini. Dunque ispirata a se stessa, esattamente, vediamola ancora. Solo un'icona può filmare un'icona. Take a picture of myself, self, self. Take a picture of myself, self, self. Guess I'm reaching out to be a toy. All I wanted was to be a toy. Nuova 500 collezione, ispirata a se stessa. Pain, yeah. But you don't feel my pain, pain, pain. Facing life upon the shelf, shelf, shelf. Take a picture of myself, self, self. Take a picture of myself. Bene, 500 collezione già in tutte le concessionarie italiane, quindi aspettiamo tutti i clienti per il porte aperte del prossimo weekend per guidare 500 collezione e magari sentirci un po' in passerella. Bene, come si fa nelle sfilate importanti? Credo che il miglior modo per salutarvi sia quello di darvi appuntamento alla prossima collezione. E infatti, se oggi lanciamo la collezione primavera-estate, come si fa in tutte le case di moda importanti, stiamo già lavorando per la collezione autunno-inverno. Dunque, vi do appuntamento a settembre con un'altra serie speciale, sempre più chic e sempre più 500. Grazie a tutti.